Vivian, ti ringrazio per essere venuta. Ciao, Anna. Piacere di conoscerti. Come te la passi? Va tutto bene? Sì, sto bene, ma sono felice che tu sia venuta. E so che hai detto che l'avresti fatto, ma mi avevano detto che ci voleva molto tempo per ottenere una visita della stampa. Ma tu ci hai messo pochissimo. Io non sono venuta come giornalista. Troppa burocrazia. Quindi questa è una visita normale? Esatto. Si fa molto prima. Vedi, per una visita della stampa un giornalista deve ottenere molti permessi. Ma in realtà qualunque persona può visitare un detenuto, così ho preso l'autobus ed eccomi qui. Ah, d'accordo. Allora, so che tu vuoi farmi un'intervista, ma io non so se questo, insomma, non voglio che tu... Non devi accettare nulla adesso. Parleremo in via confidenziale. Non potrò citarti né far intendere che abbiamo parlato. Ci conosceremo, così potrai decidere. D'accordo? D'accordo. Quella donna, il pubblico ministero... Intendi Catherine McCaw? Sì. La McCaw mi dipinge pubblicamente come una persona sciocca, frivola e molto superficiale che vuole il denaro e basta. Voglio che tu sappia che io non sono affatto così. Non sono una festaiola. Sto cercando di creare un business. Ok. Persino la storia del nome. Ha detto che usavo un alias. È una follia. Darwin non è un alias. In realtà è il cognome di mia madre. Sì, certo. Anna, se potessi darmi qualche nome, persone con cui parlare, amici, soci in affari, chiunque possa corroborare la tua versione, sarebbe di aiuto nell'intervista. In via confidenziale finché non accetto? Certo. Vedi, ho pensato che se ci fosse la maniera di dimostrare che hai i fondi che affermi di avere... Il denaro non è un problema per me. E se la pubblica accusa dubita di me, se pensa che io non abbia il denaro, oh, non può pagare nulla. Perché non fissare una cauzione e vediamo? Se fossi un'imbrogliona sarebbe un test facilissimo. Può pagarsi la cauzione? Fissala e vediamo. E invece sono qui dentro. Ogni giorno mi sveglio la mattina e ogni volta penso di aver fatto un sogno orribile, un incubo. Ma poi sento un rumore oppure un odore. Io intravedo le sbarre, le vedo con la coda dell'occhio e poi mi rendo conto che questo sta succedendo davvero.